Francesco Totti, l'ottavo re di Roma, un giocatore stratosferico, colui che ci ha fatto innamorare del suo talento e delle sue giocate. In questo video vedremo insieme la sua storia. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati o benvenuti sul mio canale. In questo video parleremo di uno dei più grandi calciatori della storia italiana, Francesco Totti, soprannominato Il Pupone. Ma prima di partire con il video, devo chiedervi di iscrivervi al mio canale, qualora non l'aveste ancora fatto, e lasciare tantissimi mi piace qua sotto per supportare questo video e per supportare questa serie. Detto questo, partiamo subito con il video. La storia di Francesco Totti, l'ottavo re di Roma. Francesco Totti nasce a Roma il 27 settembre 1976. Sin da piccolo si intravedono grandi doti calcistiche in lui, tant'è che nel 1988, a soli 12 anni, il Milan, rappresentato da Rea Dobraida, tentò di portare Totti a vestire la maglia rossonera, ma senza successo. Nell'anno successivo, anche la Lazio provò ad acquistare il gioiellino della Lodigiani. I biancocelesti furono vicinissimi ad acquistare Francesco. Soltanto un blitz a casa Totti dell'allora responsabile del settore giovanile della Roma, Gildo Giannini, fece sfumare il passaggio di Francesco alla Lazio. E fu così che iniziò una leggenda. Francesco Totti, quel promettente ragazzino, passò ufficialmente alla Roma. Cresciuto nelle giovanili della Roma, con una particolare ammirazione per Giuseppe Giannini, l'allora capitano dei giallorossi, Totti si rende protagonista da subito, conquistando nel 1991, a soli 15 anni, il suo primo successo. Infatti, al torneo internazionale di Sanremo, vincerà da protagonista lo Scudetto e la Coppa Italia. Dopo 3 anni di settore giovanile, Totti entra nel giro della prima squadra. L'allora allenatore Vujdan Boskov ne conferma le aspettative e infatti il 28 marzo 1993, a soli 16 anni, fa esordire in Serie A il giovanissimo Francesco Totti. L'esordio da titolare e la definitiva consacrazione di Francesco Totti arrivano con Carlo Mazzone, che dal 1993 al 1996 aiutò molto Totti nella crescita, sia in campo che fuori dal campo, aiutandolo anche nella vita privata. Nella stagione 1994-1995 arrivano le prime reti ufficiali per Francesco Totti. Il primo gol in assoluto lo realizzò in Serie A il 4 settembre 1994 contro il Foggia. In questa stagione Totti concluderà con 21 presenze e 4 gol in Serie A. Mise inoltre a segno anche 3 reti in Coppa Italia. Nel frattempo che il suo talento esplodeva e la sua figura conquistava consensi nella Roma, Francesco Totti faceva apprezzare il suo talento e la sua classe nelle giovanili della nazionale italiana. Nel 1996 Totti fu protagonista della vittoria del campionato europeo Under 21, rivelandosi decisivo sia con un gol in semifinale contro la Francia, sia in finale contro la Spagna, battuta ai calci di rigore. Negli anni successivi, a Roma, dopo qualche problemino con il tecnico Bianchi, Totti con Lidl prima e con Zeman poi, riuscì a trovare la definitiva consacrazione, convincendo tutti, ma proprio tutti, nell'ambiente Roma. Tant'è che gli fu affidata la maglia numero 10. Concluse la sua 5ª stagione con la maglia giallorossa, segnando 13 gol in 30 presenze. Sempre in quella stagione, precisamente il 9 novembre 1997 contro il Bari, Francesco Totti realizzò la sua prima doppietta in Serie A. Sempre nel 1997, a Bari, con la maglia dell'Italia Under 23, conquistò l'oro ai Giochi del Mediterraneo e fu uno dei migliori giocatori del torneo, segnando tra l'altro una doppietta nella finale vinta per 5-1 dall'Italia contro la Turchia. L'anno 1998 fu per Francesco Totti un anno importantissimo, infatti questo anno qua arrivò il debutto nella nazionale maggiore e la sua definitiva ascesa con la maglia della Roma.
La definitiva consacrazione per Francesco Totti a Roma arrivò il 31 ottobre 1998, in seguito ad un apposito discorso alla squadra, Aldair gli cedette la fascia da capitano. Inoltre, in quella stagione, Totti fu premiato con il Guerin d'Oro, in qualità di giocatore con la media voto più alta della Serie A. Il primo anno da capitano, nella stagione 1999-2000, nonostante l'arrivo di Fabio Capello sulla panchina giallorossa, la Roma concluse il campionato al sesto posto e per Totti fu un'annata abbastanza tormentata dagli infortuni che lo costrinsero a saltare diverse partite. Ma quando stava bene, Francesco fu comunque determinante, segnando 7 gol in Serie A ed uno decisivo in Coppa UEFA che consentì ai giallorossi il passaggio agli ottavi di finale. Al termine della stagione fu riconosciuto a Totti il premio di miglior calciatore italiano. Dopo essere stato proclamato miglior calciatore italiano, Totti fu convocato in nazionale per l'Europeo svoltosi nei Paesi Bassi e in Belgio. Nella competizione segnò 2 reti e fu protagonista del cucchiaio durante i calci di rigore in semifinale contro l'Olanda, calci di rigore vinti ed Italia in finale. Nella finalissima contro la Francia, Totti fu protagonista di un'altra prestazione superlativa, favorì infatti il gol degli azzurri con un pregevole colpo di tacco a Pessotto che a sua volta servì l'assist per il gol di Del Vecchio. Tale prestazione però non servì a far vincere l'Italia all'Europeo, battuta dalla Francia nei tempi supplementari della finale. Totti, al termine della partita, fu proclamato per la seconda volta dell'Europeo Man of the Match. Nella stagione 2000-2001 arrivò a Roma Gabriel Omar Battistuta, che insieme a Vincenzo Montella e Francesco Totti formò il cosiddetto Trio delle Meraviglie. Il 9 aprile 2001, allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, esordisce in maglia giallorossa un giovanissimo centrocampista di nome Daniele De Rossi. Questo ragazzo, oltre a esordire l'anno dello scudetto della Roma, sarà il presente ed il futuro dei giallorossi. Accompagnerà Francesco Totti dentro e fuori dal campo in tutta la sua carriera. In quella stagione, per la precisione 2000-2001, dopo essersi laureati campioni d'inverno, i giallorossi continuarono la loro cavalcata ed infatti il 17 giugno 2001, in uno stadio olimpico completamente esaurito, la Roma si laureò campione d'Italia battendo il Parma per 3-1. In quella giornata storica andarono a segno tutti e tre gli attaccanti del Trio delle Meraviglie, segnarono infatti Totti, Montella e Battistuta. In questa stagione Francesco Totti segnò 13 reti e fu nuovamente nominato miglior calciatore italiano, piazzandosi inoltre al quinto posto nella classifica per il Pallone d'Oro. Nell'estate del 2001 arrivò alla Roma Antonio Cassano. Come ha più volte dichiarato Francesco Totti, io e Cassano in campo parlavamo la stessa lingua. Antonio per Francesco sarà un compagno di mille avventure, dentro e fuori dal campo. Il 19 agosto 2001 la Roma vince la Supercoppa italiana battendo all'Olimpico la Fiorentina per 3-0. Totti fu protagonista segnando il terzo gol. In questa stagione, nonostante degli acciacchi fisici, Totti fu protagonista mostrando delle bellissime giocate. Una su tutte, il meraviglioso gol di mezza rovesciata segnato dai 25 metri contro l'Inter. Questa fu anche la prima stagione in cui Totti giocò la Champions League, segnando tra l'altro 3 gol, 2 di cui al Real Madrid. In questa stagione la Roma sfiorò nuovamente lo scudetto, chiudendo ad un solo punto dalla Juventus, campione d'Italia. Sempre nel 2002, precisamente il 10 marzo, la Roma vince il derby 5-1 contro la Lazio. Totti
segnò con un bellissimo pallonetto proprio il gol del 5-1. Durante l'esultanza, Totti mostrò la maglietta 6 unica rivolta a Ilari Blasi. Questo gesto fece scoccare la definitiva scintilla e fu così che iniziò la relazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi. Dopo aver contribuito alla qualificazione al mondiale con 2 gol, Trapattoni lo convoca per la fase finale. Un mondiale, quello del 2002, che ancora oggi fa male a noi italiani. Dopo il passaggio dei gironi, gli azzurri affrontano agli ottavi di finale la Corea del Sud. Totti, in quella partita, fu espulso per somma di ammonizioni. A destare numerose polemiche e perplessità fu il secondo giallo mostrato a Francesco per una presunta simulazione in area. In quella incredibile ed assurda partita, l'Italia fu eliminata dagli asiatici perdendo per 2-1 al Golden Goal. Dalla stagione 2002-2003, Totti iniziò a ricoprire con una certa frequenza il ruolo da centroavanti. In questa stagione, Totti segnò 14 reti in Serie A, 3 in Champions League e 3 in Coppa Italia, tra andata e ritorno nella finale persa contro il Milan. Nel 2003, Totti ricevette 2 Oscar del calcio dall'Associazione Italiana Calciatori, che premiò Francesco Totti come miglior calciatore italiano e come miglior calciatore in assoluto. L'anno successivo realizzò 20 gol in Serie A, ottenendo con la Roma un secondo posto in campionato. Venne inoltre premiato con il Guerin d'Oro per la seconda volta in carriera. Al termine dell'ottima stagione, Totti fece ovviamente parte della rosa a disposizione di Mister Trapattoni per l'Europeo in Portogallo. Europeo andato male sia per Totti sia per l'Italia. Totti fu squalificato per 3 giornate in seguito all'episodio con Poulsen e l'Italia uscì al girone. Terminata la stagione 2004-2005, che fu un'annata deludente per la Roma, nonostante questo però, Totti diventò il più grande marcatore della storia giallorossa, superando Roberto Pruzzo. Ma Totti e la Roma si rifaranno nelle stagioni successive. Il 17 giugno 2005, infatti, la Roma ufficializza l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti. La stagione 2005-2006 inizia bene per Francesco Totti. Spalletti schiera il numero 10 giallorosso quasi stabilmente da prima punta e Totti lo ripaga con delle ottime prestazioni. Una su tutte, la prestazione del 26 ottobre 2005 a San Siro contro l'Inter, dove Totti segnò uno dei gol più belli della sua carriera. Dopo essere partito da centrocampo palla al piede ed aver superato 2-3 avversari dell'Inter, si presenta al limite dell'area nerazzurra e con un pallonetto millimetrico batte Giulio Cesar. Nel proseguimento della stagione, precisamente nel febbraio del 2006, Francesco Totti si infortuna gravemente. Gli esami strumentali confermarono la gravità dell'infortunio, rottura del perno della gamba sinistra per Francesco Totti, che ne mette a rischio la presenza ai mondiali in Germania. Ma un duro ed ottimo lavoro dei dottori, di Totti e dei vari staff tecnici che seguirono il capitano giallorosso scongiureranno tale evento. La stagione della Roma sarà comunque positiva. I giallorossi stabilirono il record di 11 vittorie consecutive, poi battuto dall'Inter nella stagione successiva, e raggiunsero la finale di Coppa Italia, persa per 3-1 proprio contro i neroazzurri. Al termine della stagione, dopo un grande e duro lavoro, Francesco Totti, pur non essendo al 100%, riuscì a mettersi a disposizione del tecnico Marcello Lippi per la spedizione azzurra in Germania. In vista del campionato del mondo del 2006, c'erano buonissime aspettative attorno all'Italia, sia per quanto visto nel girone di qualificazione al mondiale, sia per l'esperienza ed il valore dei 23 giocatori convocati da Marcello Lippi. Durante le qualificazioni a quella Coppa del Mondo, Francesco Totti realizzò la sua unica doppietta nella nazionale maggiore,
trascinando alla vittoria l'Italia contro la Bielorussia. La partita finì 4-3 a favore degli azzurri e Totti si rese protagonista segnando ben due reti. Durante il mondiale poi vinto dagli azzurri, Francesco Totti scese in campo in tutte le partite giocate dall'Italia, rendendosi protagonista, servendo 4 assist per i propri compagni e segnando il rigore contro l'Australia, decretando così il passaggio ai quarti di finale degli azzurri, vittoriosi per 1-0 grazie proprio a quel rigore trasformato dal numero 10. Il 9 luglio 2006 Francesco Totti diventa campione del mondo. Dopo aver giocato un ottimo mondiale, a coronamento di tutto ciò, la FIFA lo inserì nella rosa ideale della manifestazione. Dopo la vittoria del mondiale, Totti dichiarò di volersi ritirare dalla nazionale per concentrarsi unicamente sulla Roma. Lasciò quindi la nazionale e la maglia azzurra dopo più di 14 anni, con un totale di 92 presenze e 26 gol. Nella stagione successiva, dopo il mondiale vinto, Francesco Totti, per il secondo anno, con Luciano Spalletti sulla panchina della Roma, si rende protagonista di una stagione strepitosa. Totti, infatti, riesce a battere il suo record personale di gol. In quell'annata metterà a segno ben 26 reti in campionato e 32 in stagione. È inoltre protagonista di un vero e proprio gol capolavoro, messo a segno allo stadio Marassi contro la Sampdoria, con un fantastico tiro al volo di sinistro. Tali prodezze consentirono alla Roma di piazzarsi al secondo posto in campionato alle spalle dell'Inter e di vincere la Coppa Italia proprio contro i neroazzurri. Nel 2007, al termine di quella spettacolare stagione, Francesco Totti vince inoltre la Scarpa d'Oro dopo una bellissima sfida con Ruud van Nistelrooy. Per completare un'annata da incorniciare, Francesco Totti vince la seconda Supercoppa italiana battendo al Meazza l'Inter per 1-0. Dopo essersi posizionato decimo nella classifica del Pallone d'Oro nella stagione 2007-2008, diventò il giocatore con più presenze in Serie A con la maglia della Roma, superando le 386 partite di Giacomo Losi. In quella stagione la Roma vinse per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia, battendo l'Inter per 2-1 nella finale unica dell'Olimpico. Totti, a causa di un infortunio al legamento del ginocchio, non giocherà la partita, ma fu comunque lui ad alzare al cielo il trofeo vinto dai compagni di squadra. Nel 2008 non riuscì a conquistare la terza Supercoppa italiana della sua carriera. Dopo essere rientrato dall'infortunio, entrò a 10 minuti dalla fine nella finale di Coppa contro l'Inter, ma complice una lunga assenza dai campi, non riuscì a lasciare il segno come al solito. Entrato infatti all'80esimo minuto sul punteggio di 2-2, la partita si protrasse fino a calci di rigore, ed il rigore decisivo, il quinto, fu sbagliato proprio da Francesco Totti, calciando il pallone sulla traversa con la conseguente sconfitta della Roma. Dopo la Supercoppa persa, Totti si riprende al meglio, tornando in forma e dimostrando per l'ennesima volta al mondo intero la sua classe ed il suo talento cristallino. Il 19 aprile 2009, durante Roma-Lecce, Totti raggiunge quota 175 reti in Serie A, superando Amedeo Amedei, diventando così il miglior realizzatore di tutti i tempi della Roma e contemporaneamente entrando nella top 10 della classifica dei marcatori del campionato italiano di tutti i tempi. Durante il campionato 2009-2010, chiuso al secondo posto, Totti ottiene la gratificazione e la garanzia da parte della Roma di poter rivestire un ruolo all'interno del settore tecnico della società dopo il suo ritiro. Durante questa annata ci fu anche l'episodio su Mario Balotelli. Diciamo, questa fu una tottata, se così la vogliamo definire. È stato un gesto non bello, ma che può succedere a tutti.
Nel campionato 2011-2012, durante Roma-Cesena, Totti realizzò la sua rete numero 211, diventando il giocatore ad aver segnato più gol in Serie A con la stessa maglia, superando Nordahl. Nella stagione 2012-2013 salì al secondo posto dietro Silvio Piola nella storia dei marcatori di tutti i tempi della Serie A con 226 reti, superando nuovamente Nordahl. Il 30 settembre 2014, con il gol segnato nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro il Manchester City, Totti diventò all'età di 38 anni e 3 giorni il giocatore più anziano di sempre a segnare un gol in questa competizione, superando Alessandro Del Piero. Il 25 novembre 2014, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League contro il CSKA, grazie ad un suo gol su calcio di punizione, migliorò ulteriormente il suo record di marcatore più anziano della competizione, portandolo a 38 anni e 59 giorni. L'11 gennaio 2015, Totti raggiunse quota 11 gol in 40 partite nella stracittadina, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nel derby di Roma, sia in campionato sia in gare ufficiali. In quest'ultimo caso a pari merito con Dino Da Costa. Le ultime due stagioni, 2015-2016 e 2016-2017, pur non giocando molto a causa di diversi problemi fisici e di un rapporto non idilliaco con Mister Spalletti, furono comunque due stagioni positive per Totti, che riuscì comunque a battere dei record importantissimi. Il 20 settembre 2015 contro il Sassuolo segnò la sua 300ª rete con la maglia della Roma, entrando ancor di più nella storia della Serie A e nella storia della Roma. Totti, all'età di 39 anni e 143 giorni, diventò il terzo calciatore più grande di sempre ad aver preso parte alla fase di eliminazione diretta del torneo continentale. Durante la sfida casalinga contro il Torino, esattamente il 20 aprile 2016, Totti mise a segno una rete dopo 22 secondi dal suo ingresso in campo, per poi ripetersi sul rigore qualche minuto dopo, permettendo alla Roma di ribaltare e vincere la partita. Tra l'altro, il primo dei due gol segnati in questa partita fu il gol più veloce della stagione in Serie A ed il gol più veloce segnato da Francesco Totti in carriera. Inoltre, quei due gol segnati al Torino, all'età di 39 anni e 7 mesi, lo resero il calciatore più grande di sempre a segnare una doppietta nella storia della Serie A. Ed infine, sempre in questa partita, superò il record di Roberto Baggio per trasformazioni dal dischetto, mettendo a segno il suo 69esimo rigore su 86 calciati in Serie A. Il 2 maggio, nella sfida esterna contro il Genoa, subentrando sempre dalla panchina, contribuì alla vittoria in rimonta per 3-2, segnando su calcio di punizione il gol del momentaneo 2-2. Grazie a quel gol su punizione, il 21esimo per l'esattezza, Francesco Totti raggiunse Roberto Baggio al quarto posto della classifica dei giocatori che hanno realizzato più gol su calcio di punizione in Serie A, dietro soltanto ad Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo e Sinisa Mihajlovic. Qualche giorno dopo, ovvero l'8 maggio 2016,
nella partita vinta per 3-0 contro il Chievo, diventò il terzo giocatore a toccare quota 600 presenze in Serie A, dopo Paolo Maldini e Javier Zanetti. Il 20 ottobre 2016, in occasione della partita di Europa League contro l'Austria-Vienna, Francesco Totti raggiunse le 100 presenze nelle competizioni UEFA per squadre di club. Il 28 maggio 2017 disputò contro il Genoa la sua ultima partita con la maglia della Roma, che fu anche la sua 619esima presenza con la maglia giallorossa. Quel giorno me lo ricordo e lo ricorderò per sempre, perché c'era in tutto il mondo del calcio molta tristezza nel vedere una leggenda come Francesco Totti smettere di giocare, ma c'era anche molta felicità nel sapere di aver potuto ammirare un talento del genere nella capitale della nostra amata Italia. Questa è la storia di Francesco Totti, il capitano giallorosso che ci ha fatto innamorare ed apprezzare questo bellissimo sport, dando tantissimo per la Roma, per la nazionale e per il calcio in generale. Per me Francesco Totti è stato sempre un idolo ed un simbolo. Io penso che sia stato uno dei più grandi calciatori della storia italiana di tutti i tempi. Sicuramente è stato uno dei giocatori più forti dalla metà campo in su, se non il più forte di tutti i tempi. Dopo tutte le emozioni e i momenti meravigliosi che ci ha regalato Francesco Totti dentro e fuori dal campo, c'è un altro aspetto che mi ha fatto emozionare tantissimo: il fatto di decidere di non voler ritirare la maglia numero 10 della Roma per dare la possibilità a qualunque ragazzino di inseguire quel bellissimo sogno di indossare la maglia numero 10 giallorossa. Un altro momento che mi ha fatto veramente, veramente emozionare è stato il momento in cui Francesco Totti ha messo il giorno dell'addio sul braccio di Mattia Almaviva la fascia di capitano. Mattia gli ha detto: "Voglio diventare come te", e è lì che Francesco Totti ha deciso di non ritirare la maglia numero 10. E tu cosa ne pensi della storia e della carriera di Francesco Totti? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Condividi il video con tutti gli appassionati di calcio che conosci e se ti fa piacere iscriviti al mio canale attivando la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornato o aggiornata su tutti i miei prossimi video. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. E come dico sempre, shabalala a tutti. Ci vediamo in un prossimo video.